le accuse al tesoriere della Lega sono pesanti. Gli inquirenti parlano di riciclaggio, appropriazione indebita, truffa. Però Silvio Berlusconi ha già assolto Bossi dicendo che lui non c'entra. Il fatto poi che una persona come Berlusconi non scarichi un amico, ne dà la tempra di uomo e non di politicante, tutto qua. Anche Però il perché. tesoriere della Lega al telefono parla di soldi del partito, soldi pubblici destinati alla famiglia Io Bossi le per ho gli detto studi che che in il queste trova. cose bisogna documentarle. Se lei va a Gemonio e vede la casa di Bossi, si accorge che è una casa modesta di una persona che veramente ha dedicato la sua vita all'attività politica. Piaccia o non piaccia, Bossi è fatto così, Ma non si allora è arricchito. perché Maroni insiste dicendo che è il momento di fare pulizia? Lei si ricorda quando Claudio Martelli voleva ridare l'onore al PSI? Sta dicendo che Maroni sta sputando nel piatto dove ha mangiato? No, sto dicendo che come Martelli, dopo qualche settimana, ebbe l'incriminazione per il conto protezione, Maroni non può maramaldeggiare nel suo partito sulle questioni giuridiche, senza pensare di averne, sulle questioni giudiziarie, senza pensare di averne conseguenze. Bossi è nei guai se rinsalda proprio ora l'alleanza fra il PDL e la Lega? Guardi, Sembrava ci fosse stata una rottura. c'è una divergenza politica in questo momento tra il PDL e la Lega, che è legato al sostegno nei confronti del governo e in parte alla visione prospettica di questo paese, e quindi è molto più profonda dei guai di Bossi.